Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento Fa bene la salute in TV. Che è un grande piacere che ritroviamo la dottoressa Vincenza Anna Novaco, psicologa. Buonasera. Dottoressa, come sta? È un piacere ritornare, bene. Ci fa piacere perché lei è sempre sorridente. Allora, fuori c'è il sole, andiamo al parco. Affrontiamo questo argomento per stimolare un attimino i bambini a non stare in casa. Sì, ho scelto il titolo, diciamo, Fuori c'è il sole, oggi diluvia, perché a volte anche dopo la pandemia la problematica e la difficoltà maggiore era proprio uscire di casa insieme al bambino, perché si erano instaurate delle abitudini molto comode, che ovviamente anche andare al parco diventava un sacrificio per il bambino. Si fa fatica ancora oggi. Sì. Dottoressa, che impatto ha l'utilizzo della tecnologia sui bambini? Ha un impatto negativo se utilizzata in maniera eccessiva, nel senso che la tecnologia fa bene come tutte le cose, no? Le cose fanno bene e la quantità, è la quantità dell'utilizzo che ne fa poi la differenza effettiva. È come chi beve acqua, come dicevamo nelle interviste precedenti. È bello, fa bene bere acqua. Senza esagerare. Il troppo fa male perché si affaticano i reni. Certo. Quali sono appunto le conseguenze di un eccessivo utilizzo della tecnologia, soprattutto nei bambini? Nei bambini nello specifico una delle più gettonate è la chiusura, la restrizione emotiva, sociale, che i bambini si chiudono e vogliono stare H24 con computer, tablet, videogiochi, PlayStation. Quindi giustamente il contatto umano viene meno perché non socializzano con i bambini, non giocano come si faceva una volta, si gioca in maniera non interattiva. Certo. Dottoressa, spesso abbiamo letto articoli molto gravi sulla dipendenza addirittura da PlayStation, una dipendenza che può portare anche a delle conseguenze molto serie. Catastrofiche, direi. Una, oltre alla restrizione ovviamente sociale, è l'alienazione, cioè il ragazzo, il bambino si aliena dentro un mondo virtuale che è quello del gioco, non avendo più un contatto con la realtà. Spesso si rischia poi appunto di sfociare anche in delle patologie molto serie. Sì, quali potrebbero essere queste patologie? Ma guarda, una delle patologie più, diciamo, tra virgolette semplici, si parla del disturbo dell'umore, che a volte viene confusa con irascibilità, il bambino è ancora piccolo, anche i bambini piccoli possono avere delle problematiche importanti se non considerate in tempo. E si può soffrire anche di insonnia o incubi notturni? Assolutamente, certo, soprattutto quando si fa utilizzo di videogiochi molto, molto, molto violenti. Anche in tarda serata? Soprattutto in tarda serata. Però in tarda serata aumenta la consapevolezza cognitiva, perché poi il bambino va a dormire, quindi il cervello riposa. Certo. Perché dorme, ma in realtà il cervello comunque non si spegne mai. Non si spegne mai. Come si può utilizzare un gioco in modo sano? Innanzitutto spiegandolo al bambino il gioco e evitando magari giochi dove ci sono tutti i tipi possibili di armi. Magari, visto che attualmente si gioca con le armi. Esclusivamente con le armi. Sì. Siamo troppo avanti. Siamo troppo in guerra. Vero. È sbagliato. Già da bambini, sì. Perché prima si giocava col nulla, si stava per strada, sotto casa. Prima si giocava con la fantasia. Ecco, che adesso non c'è più. Che adesso fa fatica ad emergere. A venire fuori. Quali sono le cose che i genitori dovrebbero sapere e che purtroppo non sanno o fanno finta di non sapere, tra virgolette? Perché magari troppo impegnati nel lavoro e quindi... I genitori sono molto simpatici. Ma è difficile fare il ruolo di genitore. Assolutamente, è difficile. Soprattutto perché... quando lavorano entrambi i genitori. Perché non sai come si fa, perciò è difficile. Una delle cose, un mio consiglio proprio spassionato da professionista è quello di parlare al bambino. Cioè, cosa deve sapere un genitore? Che il bambino che sta in casa, anche se è piccolo, è parte della famiglia. Certo. Quindi dialogare, tenerlo in considerazione, non parlare di lui e in sua presenza. E siamo sempre lì, dottoressa, forse non c'è tempo. È una scusa.
è una scusa, perché come quando si va dal parrucchiere ci si prende cura del corpo, quando una cosa si vuole fare il tempo lo si trova. Lei mi trova pienamente d'accordo su questo tasto, quando una cosa la si vuole fare la si fa. In tutti, cioè, come si dice, non c'è un detto bellissimo, una frase che mi colpisce sempre, che non c'è via d'uscita, no? C'è sempre una via d'uscita in realtà, anche senza via e anche senza uscita. Ecco, quindi mai chiudersi nel proprio comfort e dire no, non si può fare, perché tutto si può fare. C'è uno studio bellissimo che hanno fatto. Ci vuole che tanta le persone, volontà. Assolutamente, ed è proprio questo lo studio che hanno fatto, che le persone che dicono non ce la faccio, in realtà poi veramente non ce la fanno. Poi ne parleremo, questo è un altro bel argomento che affronteremo. Quanto è importante avere un dialogo con i bambini, appunto, come diceva poc'anzi? È fondamentale, perché stimoli il bambino ad un dialogo, non solo a non fare questo, non mangiare, non certo. È un modo per renderlo responsabile da piccolo e per fargli capire che le cose vanno spiegate. E magari non dire solo le cose belle ai bambini, ma anche le cose brutte vanno affrontate, anche se sono piccole. È il modo in cui vanno dette le cose. Ad esempio, se c'è un problema in famiglia, i bambini in terapia, per esempio, quando arriva una famiglia in terapia, è il bambino che fa la diagnosi alla famiglia. Certo. E diventa il mio coterapeuta, perché hanno una visuale diversa. E altra cosa che i genitori dovrebbero sapere è che il bambino nel genitore cerca il bambino. Quanti bambini soffrono di questi disturbi? Ma guarda, in generale, statisticamente, bambini, ti parlo fino ai 10 anni, certo. Perché poi si entra nell'adolescenza, sono molti, ma più che soffrire di un disturbo, di una patologia, soffrono la restrizione sociale, cioè non riescono più ad avere contatti umani con altri bambini. Forse hanno anche paura, c'è anche un po' di vergogna. Perché questo schermo che ci isola. Hanno vergogna perché è passato del tempo, rimettersi in gioco è difficile per noi adulti, immaginiamo per un bambino. Però io credo, dottoressa, se mi permette, che non è solo il Covid che ha inciso. No. Penso che il problema esisteva anche prima, si è accentuato con il Covid. Sai cosa dico io, infatti, che il Covid ha amplificato. Certo, ha amplificato. Perché tutte quelle che sono le nostre paure interne. Sì, si partiva già da una predisposizione che il Covid ha fatto. Ma non solo i bambini, perché io penso che noi dobbiamo affrontare anche l'argomento adulti, perché i danni ci sono stati anche per gli adulti. Sì. E parliamo solo di danni economici, ma parliamo anche di danni psicologici. Soprattutto, guarda, tra i danni più riscontrati nella clinica è il danno emotivo. Cioè, certo. Le persone non hanno più la capacità di essere empatici. Fanno più difficoltà anche a volersi bene, a unirsi, a dirselo proprio, a dirsene le cose. Sì. Bello argomento che affronteremo. Cosa fa davvero bene però ai bambini? Ai bambini fa davvero bene essere presi in considerazione. Considerare il bambino come un essere umano, non come un essere umano che non capisce. Perché i bambini capiscono. Perché poi soffrono di questo fatto. Assolutamente, certo. Che consigli vogliamo dare a chi ci segue da casa, ai genitori, le mamme? Che cosa vogliamo dire? Assolutamente di renderli partecipi, ma renderli partecipi anche nel fare la spesa, nel cucinare, rendere il bambino non un elemento di fastidio, un elemento fondamentale all'interno del contesto della famiglia, perché fa la differenza. E quindi tirare fuori tutte quelle emozioni che vengono nascoste. Sì. Perché quanti bambini si nascondono? Però sai che capita? Che se io dico emozioni, i genitori scappano, capito? Quindi devo dire che devono parlare col bambino, perché eppure le emozioni sono la cosa più bella. E a volte sono i genitori. Reprimere le emozioni è sbagliatissimo. Sai in che cosa si incorre quando succede questo? Che non si riconosce l'emozione, si ha paura, non la si può gestire e quindi si scappa e si ha l'evitamento classico. E il genitore che non riesce a gestirla, immagina se la puoi spiegare ad un bambino. In che percentuale dopo il Covid sono aumentati questi problemi, questi fastidi? In una percentuale abbastanza alta, ma soprattutto è stato riscontrato a scuola. A scuola il tasso è aumentato perché giustamente gli insegnanti di sostegno che stanno a stretto contatto con il ragazzo, finita la DAD ovviamente,
si è riscontrato un problema anche di attenzione, no? Di ritornare a scuola, certo, e stare 5-6 ore ad ascoltare. Forse magari adesso io e i bambini avevamo più piacere quasi a stare a casa, perché continuo a dire questa protezione tra schermo e docente forse li faceva sentire anche più sicuri. Poi c'è chi dice invece no, i bambini devono tornare a scuola, per carità. Troppo sicuri, quindi siamo sempre lì. Nella zona comfort, è un po', no? Il cane che si morde la coda. Quindi bisogna confrontarsi, bisogna comunicare, bisogna amarsi soprattutto e tirare fuori le emozioni. Bisogna essere consapevoli. È proprio, cioè, lo so che è una parola abbastanza grande, no? Bisogna essere consapevoli e poi di quella consapevolezza farsene qualcosa. Allora, dottoressa, io la invito già da oggi, da questa sera, tratteremo anche problemi dopo Covid sugli adulti, che sono davvero tanti. Grazie. Grazie alla dottoressa Vincenza Anna Novaco, grazie ai nostri telespettatori, seguiteci sul canale 17+N. Buonasera a tutti.